Nel progetto 50x50 Capitale al quadrato di Pesaro 2024 spetta a Gabicemare l'onore della prima settimana di primavera traghettata fino al weekend di Pasqua. Il comune più settentrionale della costa marchigiana si propone con il Festival degli sguardi allargati oltre i confini comunali. Abbiamo voluto denominare la nostra settimana il Festival degli Sguardi, che comprenderà un territorio più esteso, quindi va oltre i confini del nostro comune perché riguarderà la Riviera del San Bartolo, di cui fanno parte, oltre a Gabicemare, anche i territori del San Bartolo, siti nel comune di Pesaro, per poi arrivare fino a Gradara. I momenti più importanti sicuramente saranno dislocati su tre parti. Le due parti, Gabice e Pesaro, quindi San Bartolo, partiranno quasi in contemporanea, perché il 24 marzo, quindi domenica, inaugureremo presso la sede del parco Fiorenzuola di Focara una mostra molto particolare, proprio perché va a richiamare uno dei temi che caratterizza il Festival della Cultura Pesaro 2024, che è quello della natura. Quindi riusciremo ad ospitare la mostra di archeoplastica, che è conosciuta in tutto il territorio nazionale perché ha avuto la capacità di raccontare l'inquinamento del mare, quindi attraverso la raccolta di plastiche site nel mare, quindi una raccolta che è iniziata negli anni 50 e finita negli anni 80, un'installazione che è nata e sta girando l'Italia dal 2018 ad oggi. Dal prologo di Gradara all'esperienza immersiva sul San Bartolo, che dal lunedì al Mississippi si instraderà su un percorso in linea a quello già intrapreso a Pesaro con Sonosfera e Biosfera. Sarà una immersione in una stanza dove andremo a scoprire con immagini molto particolari, quindi con contenuti che andranno a far scoprire a chi non lo conosce ancora il nostro meraviglioso territorio, quindi dal mare al parco del San Bartolo. Quindi sarà una piena immersione, una piena esperienza sensoriale e visiva che sicuramente attrarrà tanti ospiti, sarà un catalizzatore importante. Un programma che poi si diramerà nell'accogliere fotografi di fama internazionale, esperti di comunicazione come Paolo Iabichino, il filosofo Paolo Ercolani, lo scrittore Marco Ardemagni e ancora mostre e concerti diffusi sul territorio, dal sabato sera in musica con Giovanni Cricca alla domenica con Joyce Jules a conferma della tradizione disco di Gabicce col Festival Disco Diva. Un programma veramente intenso che rafforza in maniera decisiva quella che è la settimana della capitale, per cui naturalmente ringraziamo il Comune di Gabicce, la Giunta, l'amministrazione per tutto il bene che ha messo, gli artisti coinvolti, gli scrittori, tutti quelli che parteciperanno, i fotografi e anche naturalmente la Cassa del Risparmio, perché è un programma molto ricco, molto potenziato grazie al fatto che il Comune di Gabicce si è aggiudicato anche il bando che la Cassa del Risparmio ha emesso, proprio emanato proprio per rafforzare la proposta dei comuni, diciamo, proposte più in linea per la capitale della cultura.